Buonasera. Buonasera a tutti, io sono davvero molto grata alla famiglia Rubettino, intesa come grande famiglia allargata, Florindo, Maria, che conosco molto da vicino, ma tutti i componenti della famiglia Rubettino, gli autori, che non ci sono fisicamente, ma che piccoli o grandi sono come in prima fila, qua, in un catalogo magico di storie, di parole, autori italiani, stranieri, economisti, filosofi, scrittori, scienziati. La famiglia è fatta anche dei lettori che sono sparsi per il mondo. Io mi domando in quante case, in quante biblioteche, in quante librerie c'è un libro pubblicato dalla Rubettino e quante sono le copie di questi libri. Mi domando se li avete mai contati, milioni credo. E poi i dipendenti, un saluto particolarissimo ai dipendenti che ho visto crescere, moltiplicarsi, qualcuno anche invecchiare. E vengono tutti da queste case, da queste valli, da queste montagne che sono così belle e così lontane, esattamente come la Calabria è così bella, così lontana e così decentrata. Per 3 giorni Soveria, e intorno alla grande famiglia allargata Rubettino, diventa il centro del mondo culturale calabrese e non solo calabrese. Sono grata alla famiglia Rubettino perché mi ha chiesto di essere qui non come giornalista, che è il mio mestiere, o come una che scrive, che è il mio vizio assurdo, direbbe qualcuno, ma semplicemente come una che racconta. E il racconto è un po' la mia vita. Voglio dire che come una che racconta tanti anni fa, prima ancora che io stessa me ne rendessi conto, con la sua visionaria lungimiranza mi ha ritratta nella sua Cappella Sistina calabrese, che è il sogno di Giacobbe, Nick Spatari. Mi ha messo lì, mi ha ritratta che racconto la sua vita e che racconto la sua morte. La morte di Giacobbe. Giacobbe è un po' Nick Spatari, tra un po' conoscerete le sue straordinarie opere. Di fronte a Nick Spatari, che penso non sarà qui stasera, le nostre parole sono davvero povere, avrebbe detto Lorenzo Calogero, sono anche inutili perché lui è sordomuto. Però legge, Nick Spatari legge, legge molto, legge anche i libri Rubettino, tanti gliene ho passati io. Nick Spatari forse non lo sapete, ma è sordomuto, quindi le parole scritte per lui sono fondamentali, le parole anche dei libri che la Rubettino ha pubblicato. Mi è stato detto: vai lì e racconta, perché tu c'eri, tu ricordi e dunque ti tocca di raccontare. Io ci provo e sono davvero onorata, oltre che grata alla famiglia Rubettino che mi ha dato come un po' le chiavi di casa, aprendo questo pomeriggio. Accogli gli ospiti, falli accomodare, spiegagli chi siamo, falli accomodare a tavola, offrigli un aperitivo, è quello che io farò. E lo farò con molta umiltà, perché entriamo dentro una casa, dentro una famiglia, che è un pezzetto minuscolo e nobile della storia di Soveria Mannelli, della Calabria e di questo paese. Ho detto che mi hanno dato le chiavi di casa in qualche maniera i Rubettino ed è forse la quinta o sesta volta che pronuncio la parola casa. E la pronuncio con rispetto religioso, perché i calabresi sanno e i calabresi e i non calabresi imparano subito come il paesaggio di questa regione sia non solo fatto di monti, di valli, di mare, di cielo, eccetera, ma sia fatto di case. E come sono fatte, non finite, sghembe, disarticolate, disarmoniche, racconta nel bene e nel male come siamo. Una casa editrice, è una casa particolare, perché è un'impresa materiale, macchine, inchiostro, carta, computer, rotative, ed è un'impresa immateriale. Produce libri stampati, materia, ma produce idee, produce sogni, produce riflessioni, produce memorie, produce parole, produce bellezza. È profondamente ancorata ad una realtà, a un territorio, a una terra, questa, ma quanto più è volatile, riesce a volare
è mobile, è in movimento, è in viaggio, tanto più fa bene il suo mestiere di casa editrice. Una casa editrice, per essere, deve essere una casa che vola, una casa volante. Per questo ho pensato a Magritte per rappresentarla e soprattutto ho pensato alle case volanti di un bravissimo fotografo francese che si chiama Laurent Scheer, che ha disancorato interi condomini della periferia parigina e li ha fatti volare sui fili del telefono, trascinati dai piccioni, trascinati dalle rondini, li ha fatti volare. Perché i libri sono fatti per andare per il mondo. Non servirebbero a niente se i libri prodotti da questa casa editrice restassero a Soveria. Partono da qui e volano per il mondo, di mano in mano, di aereo in aereo, di treno in treno. Certo, anche i barattoli di funghi che produce un'azienda qua vicino sono fatti per andare per il mondo e prendono i funghi che sono radicati nella terra, no? Però una casa editrice ha un compito in più, non solo di intercettare quello che c'è sul territorio fisico, ma anche quello che vola nell'aria. E la casa editrice Rubettino è questo che fa, no? Intercetta anche idee e parole che volano, che vengono da altrove. Volando, volando, ogni tanto una casa editrice volante ha bisogno di fermarsi, come stiamo facendo adesso. Di fermare le rotative, di fermare la routine produttiva e di aprire le sue porte, di invitare gli amici, conoscenti, chiacchierare con loro per cercare nuova linfa e ragioni del suo presente e del suo futuro. Ha scelto una stazione per farlo, una stazione quasi dismessa, a Cosenza i treni non ci vanno più, forse a Catanzaro qualcuno, ma è pur sempre una stazione. Che è luogo di arrivi e luogo di partenze, di incroci, di incontri, di scontri, di gente che lavora qui e di gente di passaggio, di storie di uomini e di donne. Qualcuno l'ha chiamata un non luogo. Come si fa a chiamare non luogo un posto che racconta, un posto che mette in contatto storie e vite, il passato, il presente, quello che siamo adesso e come eravamo. Se io devo raccontare la casa editrice Rubettino, la prima immagine che mi viene in mente è proprio quella di una stazione, perché da qui partivano all'inizio degli anni Ottanta, vedete quanto sono vecchia, affidate al capotreno della Calabro Lucane, le bozze di una rivista molto bella che si chiamava Città Calabria, che era nata dentro la RAI di Cosenza, inventata e costruita da un club di visionari a cui si iscrisse subito Rosario Rubettino, il pater familias, che decise di stamparla gratis, ma non perché fosse un benefattore, perché era un imprenditore illuminato, e vi spiego adesso perché. Io, che oltre a scrivere questa rivista facevo, come si usava allora, lavori di facchinaggio e di bassa manovalanza, andavo alla stazione delle Calabro Lucane di Cosenza, aspettavo il treno, consegnavo al capotreno i dattiloscritti, non c'era il fax allora, non c'era internet, con gli articoli appunto al capotreno, lui li portava fin qua, poi qualche giorno dopo andava a ritirare le bozze, le correggevo e d'accordo con il capotreno gentile tornavo alla stazione di Cosenza ad affidargliele. Soveria Mannelli allora, prima ancora che appunto diventasse quello che è adesso, anche grazie, devo dire, al sindaco, ad un sindaco importante che questo paese ha avuto, che è Mario Caligiuri, e prima che diventasse anche grazie a lui, lui diceva così, io ci credo, la città più cablata della Calabria, era davvero fuori dal mondo, non la conosceva nessuno, non c'erano i fax, ma non c'erano da nessuna parte, non c'era internet, non c'erano le mail, non c'era un ristorante, non c'era un albergo, non c'era proprio niente. Bisognava litigare anche con la corrente elettrica, fare impresa qui era veramente una follia perché spesso se ne andava anche la luce e allora si fermava tutto. Per venire qui bisognava armarsi di xamamina, le strade erano sconnesse, le strade di montagna sono così. Tutto era contro l'idea e la possibilità che proprio qui nascesse una qualunque impresa, figuriamoci una casa editrice.
E invece Rosario Rubettino, il pater familias, ho detto, che fu un pioniere, fu un apripista, fu un sognatore coi piedi ben piantati su questa terra, ci riuscì. Stampava Città Calabria gratis, ma sapeva che era un investimento. Era un investimento per la sua azienda allora minuscola, e le maestranze erano tutte di qua, come ho detto, erano tutti ragazzi e ragazzi, tutti di queste valli. Stampava gratis Città Calabria perché intorno al nucleo fondatore di questa rivista c'erano una serie di intellettuali, di grafici, di persone di respiro, non provinciali, insomma, che avevano viaggiato, che avevano lavorato in altre case editrici, che avevano fatto giornali, e prima o poi passavano da qui, prendevano queste strade sconnesse o il treno della Calabro Lucana e arrivavano qui. E quando arrivavano qui, Rosario Rubettino li invitava a lavorare braccio a braccio con i suoi ragazzi. Quindi Città Calabria divenne per la casa editrice Rubettino all'inizio una specie di, come dire, di palestra di formazione. Lui capiva che c'era bisogno che i suoi ragazzi imparassero cose che venivano da fuori, e in qualche maniera, tra virgolette e in maniera illuminata, usava quelli che ci lavoravano perché insegnassero ai suoi ragazzi. Rosario Rubettino era un modesto impiegato dello Stato con la passione della tipografia. Faceva il segretario di una scuola, inventò un registro di classe innovativo, diverso, e da lì partì tutto. Era un uomo di talento, poteva restare un tipografo di paese, ce ne sono tanti, oppure andarsene come hanno fatto in tanti. E invece riuscì con i piedi ben piantati sulla terra a volare, riprendo l'immagine del volo. Pensò che Soveria Vannelli, che era un posto lontanissimo, poteva diventare vicinissimo, anzi poteva diventare centrale nella cultura calabrese e nazionale, se la sua tipografia, oltre che registri scolastici, avesse stampato dei libri, perché i libri si possono stampare dovunque e una volta stampati possono andare in giro per il mondo. Non c'era ancora internet, la globalizzazione neanche come parola esisteva, ma lui capì prima quanto il locale dentro la globalizzazione potesse diventare centrale. Se io devo raccontare, lo faccio spesso, un modello di imprenditore, non solo culturale, ma di imprenditore basta, calabrese, un modello di imprenditore modello, penso a Rosario Rubettino. Era un uomo timido, tanti di voi l'hanno conosciuto, ma tenacissimo. Era un uomo che si scherniva di fronte ai complimenti, non voleva che gli si dicesse come sei bravo. Era molto modesto, ma guardava lontano. E sapeva soprattutto, come dire, aveva il senso del calibrare le persone meglio di lui, che dote, guardate, non facile, no? Perché noi calabresi siamo assai presuntuosi, pensiamo ad essere sempre i primi, nel bene e nel male. Lui era uno che sapeva stare al suo posto e dunque sapeva che se una persona aveva più competenze di lui bisognava stare zitti e ascoltarla. Dote grandissima questa. Dava del lei alla politica, ma dai politici si faceva dare del lei. E questa è un'altra lezione importantissima per chi fa imprenditoria in questa regione, che molto spesso si suicida perché si vende, si dona tutto ad un politico. I politici vanno e vengono, Lui capiva che bisognava dare del lei con rispetto, ma anche farsi rispettare. Aveva grande coraggio e quindi osava, ma aveva anche grande prudenza. Io dico la saggezza dei contadini, che scelgono i tempi, non si fanno scoraggiare dalla fatica, guardano lontano, non fanno mai il passo più lungo della gamba, ma sanno che il cammino è lunghissimo e camminano. La prima volta che sono venuta qua, all'inizio degli anni Ottanta, la casa della casa editrice era una specie di officina meccanica dismessa. Io non saprei neanche localizzarla adesso, forse era appunto un'officina di un qualche meccanico oppure di un carrozziere, non so. E il suo ufficio era in un gabbiotto in alto a cui si accedeva attraverso una specie di scala di ferro. Ho detto già che qui non c'era neanche un ristorante e neanche un albergo. Spesso era necessario che noi ci fermassimo qui per continuare a lavorare, era impossibile, non c'era dove fermarsi. Soveria Vannelli era uno sperduto
e sconosciuto paese di montagna. Voglio dire anche che prima ancora di Città Calabria, un'altra persona straordinaria che sarebbe bene che la famiglia Rubettino invitasse a questi incontri, la prima persona che mi parlò della casa editrice Rubettino fu Tonino Perna, che è un economista importante, un sociologo e un economista, e mi disse: guarda, c'è un pazzo. Mi disse esattamente così: c'è un pazzo che in un paese di montagna ha pensato di fare dei libri, noi dobbiamo andare a conoscerlo. Poi lui è un genialoide, un po' fumantino, che promette mille cose, che poi non sono mai riuscita a venire con lui, ma la prima volta che ho sentito parlare di Soveria Mannelli e di Rubettino fu da Tonino Perna, e mi definì Rosario Rubettino un pazzo, assolutamente un pazzo. E adesso Soveria è una città importante. Io ricordo a Milano qualche anno fa, a Piazza del Duomo, uno striscione c'era scritto Soveria Mannelli, c'era una mostra su Soveria a Piazza del Duomo a Milano, in uno dei musei più importanti d'Italia. E sì, certamente grazie anche, lo nomino per la seconda volta, a Mario Caligiuri, no? Che applicò alla sua come dire, azione di amministratore di questa cittadina tecniche di comunicazione raffinatissime per l'epoca. Non so se vi ricordate, al telefono rispondeva Chiambretti, rifece la toponomastica delle strade, eccetera, ma senza il supporto della casa editrice Rubettino non sarebbe andato molto lontano. Adesso a governare la casa editrice c'è la generazione dei figli, quelli che si sono laureati nelle università giuste, hanno fatto i master, hanno girato il mondo, ma sono rimasti qua, come dire, a continuare il mandato del loro padre, a coltivare l'eredità che il loro padre ha lasciato loro, ad amministrare questa casa editrice con la competenza di quelli che, come si dice delle nostre parti, hanno gli studi, ma che non si sono dimenticati la sapienza contadina del loro padre. Lo sguardo lungo e i piedi per terra. Lo sguardo lungo alle suggestioni che vengono da lontano, perché la Rubettino è una casa editrice calabrese. Calabrese sì, perché ce l'ha scritto nella carta d'identità, nella ragione sociale, ma è una casa editrice ormai che naviga nel mondo. Chi sognerebbe di considerare, per dire, piemontese la Einaudi del dopoguerra, quella che importò nella Italietta del dopoguerra semi-analfabeta la letteratura americana, la casa editrice di Pavese, di Vittorini, di Levi, di Sciascia, di Pintor, di Jaime Pintor, no? Piemontese, ma che vola nel mondo. Sguardo lungo, ma piedi sulla terra. Piedi in questa Calabria. La Calabria è la terra che noi calpestiamo, diceva Fortunato Seminara, non è un'idea, è la terra che abbiamo sotto i piedi. E nei confronti della Calabria, io credo che una casa editrice abbia un dovere che è certamente culturale, ma che è anche morale, perché sono i libri, assai più dei giornali, io credo, a costruire la rappresentazione della realtà di un territorio. La sua quotidianità, le sue ricchezze nascoste, quelle visibili, le sue contraddizioni, il suo passato, il suo presente, le sue storie e la sua storia con la S maiuscola. Un patrimonio, quello dei libri, che se la politica non avesse perso il suo legame con le persone vere, quelle fatte di carne, se la politica non fosse ammalata, credo, senza speranza di guarigione, di una schizofrenia che la porterà al suicidio, avrebbe il dovere, come dire, di guardare per nutrirsi e per nutrire la sua azione. Purtroppo non è così. Un patrimonio che nell'assenza colpevole della politica deve essere affidato ai non calabresi, perché vengano qui non solo da turisti fisicamente, ma vengano qui metaforicamente per capirci qualcosa di questa Calabria e per prendersene carico, per comprendere che è un pezzo di sud, che è un pezzo d'Italia, che è un pezzo di mondo, che appartiene loro, che appartiene al mondo. E quando penso ai libri, scusatemi se, come dire, pecco
pecco di miopia probabilmente, oppure sono, come dire, viziata dalla mia formazione, dai miei talenti forse, o dal mio vissuto. Penso soprattutto ai libri di narrativa. Proprio oggi Arundhati Roy, la scrittrice indiana, autrice del Dio delle piccole cose, ha scritto due soli libri nella sua vita, a distanza di 20 anni, e ci ha aperto le porte del Kashmir, tanto per dire, di pezzi di India che noi non conoscevamo neanche. Citando Fellini, proprio oggi in un'intervista dice che niente più reale della finzione, niente più reale dell'immaginazione, niente è più reale delle storie inventate. Niente incide nell'opinione pubblica più delle storie. Niente incide, non la realtà, non la cronaca, ma le storie, quelle inventate, i romanzi, i racconti, la narrativa. E niente fa più paura della narrativa. Tutti i regimi, la prima cosa che fanno è di eliminare esattamente quelli che scrivono romanzi, quelli che scrivono racconti. I saggi sono necessari, sono per comprendere una realtà. La narrativa invece è indispensabile. I saggi necessari, la narrativa indispensabile. Sono contenta, parlando con Luigi Franco poco fa, chiedendogli dei progetti, che mi parlava di libri, di romanzi che la casa editrice sta cullando, sta covando, sta per fare uscire, e dell'attenzione rinnovata che ha nei confronti di quello che si muove nel campo della narrativa. In una casa editrice i saggi storici, filosofici, antropologici, economici sono il cemento della casa, ma i ferri, quelli che non crollano manco se c'è il terremoto, sono i romanzi. I buoni saggi invecchiano, restano pietre miliari, ma vanno rinnovati. Come il cemento si possono sgretolare, vanno ristrutturati. I romanzi no, sono l'armatura di una casa editrice, mi viene da dire persino di una società. I giornali, io che ho lavorato per una vita in un telegiornale, in tanti giornali, neanche li prendo in considerazione. I racconti e i romanzi sono indispensabili come il pane nella nostra vita. Una società che non è in grado di raccontarsi, di raccontare la propria storia e di leggere le storie, è una società malata. È afflitta da un analfabetismo esistenziale che secondo me rasenta la paralisi e addirittura la morte. Ma voi potreste dire, ma cosa ci dice lei in una regione così disoccupata, così in fuga, così piena di problemi, in un paesaggio così inquinato, così abbiamo problemi gravi, seri, importanti, e lei mi dice che c'è bisogno di storie, di qualcuno che racconti storie, che racconti romanzi, che racconti racconti. Sì, io vi dico questo. C'è un dialogo bellissimo di Tabucchi, poche pagine. Tabucchi dice al suo interlocutore: ma c'è la luna, stasera c'è la luna, bisogna che io le racconti una storia, amico mio. E lui risponde: ma quale storia? Ma mi lasci in pace, io sono stanco, ho lavorato tutta la giornata e lei vuole che io ascolti la sua storia. E lui dice: c'è sempre bisogno di un'altra storia, c'è sempre bisogno di ascoltare una storia. Tutte le volte che io ho intrapreso un viaggio di lavoro per raccontare una realtà che non conoscevo, mi avete chiesto dei viaggi, ne ho fatti tanti, per esempio nella ex Jugoslavia, l'Albania, la Croazia, la Grecia, eccetera, eccetera, ho raccontato per Levante queste realtà. Tutte le volte, oppure che sono andata, che so, in Germania dell'Est, ci sono rimasta un mese per fare un documentario, le volte che sono andata al di là dell'oceano, certo che ho guardato i report economici, come dire, politici dei paesi nei quali che dovevo raccontare, ma soprattutto mi sono letta la narrativa. Non avrei capito niente della Germania dell'Est, ci sono stata prima che crollasse il muro per un mese per un documentario abbastanza complicato, se non avessi letto, che ne so, Christa Wolf oppure Christoph Hein, non avrei capito niente. La crisi economica greca,
l'aveva già scritta Petros Markaris prima che esplodesse. Aveva capito che durante le Olimpiadi succedeva di tutto. E che cosa capite dalla Turchia se non vi leggete Orhan Pamuk? L'Albania è nei libri di Kadare, è Israele senza Grossman, ma come fate a capirlo? E l'America, se non leggete Philip Roth oppure se non leggete Paul Auster, resta un grande enigma. E che cosa capite della Calabria se non leggete Alvaro? Ho detto tante volte, lo dico anche adesso, che tutte le volte che nel mio lavoro c'era qualche cosa che mi risultava incomprensibile da spiegare, no? Dice De Aglio con una bellissima espressione, questo enigmatico sud, non parlava solo di Calabria ma del sud in generale, tutte le volte poi Alvaro spiegava, bastava aprirlo e spiegava. Io credo che il viaggio più complesso, a proposito di viaggi però, che una casa editrice è chiamata a fare, è quello verso la contemporaneità, verso il proprio tempo e verso i luoghi che le sono vicini. È più facile, più comodo, è stato già fatto mille volte, quello di ristampare i classici, per esempio della letteratura calabrese. I libri che raccontano un mondo contadino che è stato, un mondo pastorale che è stato, che non ci appartiene più, che i giovani neanche capiscono, che non dice quasi più niente. Ma non tutto quello che è stato scritto dai grandi, dai classici è un capolavoro, né tutto quello che non è stato pubblicato probabilmente merita di essere pubblicato. Io ho partecipato anche da coprotagonista ad un pezzetto della vicenda per ristampare gli inediti distratti. Vicenda che era stata sponsorizzata dal Consiglio regionale della Calabria e che non è andata a buon fine. Mi sono detta che probabilmente abbiamo perso tempo, perché un vecchio scrittore che sapeva di non avere 30 anni e che se non ha lasciato due righe scritte, pubblicate queste cose, forse non voleva che fossero pubblicate o forse non aveva pubblicato niente di così importante. Dico una cosa che è quasi blasfema, però lo penso profondamente e penso che le case editrici debbano fare lo sforzo invece di guardarsi intorno oggi e adesso per vedere che cosa succede e abbandonare un po' il filone di quello che è stato. Viaggiare verso la contemporaneità, che è la cosa più complicata che c'è, e viaggiare nella contemporaneità di questa regione non è solo mafia. Il romanzo di mafia è purtroppo diventato, o di criminalità, o di 'ndrangheta, o di camorra, quello che volete, un genere regionale. Non c'è regione ormai che non abbia il suo romanzo buono o cattivo di mafia, il suo noir, no? Come ci sono i vini doc, c'è ormai il noir doc, c'è in Basilicata, c'è a Roma, c'è dappertutto. Ma una realtà non è fatta solo di vino, no? E la Calabria non è fatta solo di mafia, perché ci sono, come dire, centinaia di migliaia di persone in questa regione che non si riconoscono in certi libri, che non racconterebbero così la loro contemporaneità attraverso i libri di mafia. Ed è molto difficile, è raro, è unico, che per esempio un libro che noir, chiamiamolo noir come Anime Nere, pubblicato esattamente dalla casa editrice che ci sta ospitando, riesca ad essere un capolavoro, come è. Perché lì non si parla di mafia, si parla di bene, si parla di male, si parla di condanna. Cioè, il tema di Anime Nere, il film lo ha poi, come dire, santificato in questo senso, no? Quella è una tragedia greca, dove si parla di categorie dello spirito, non si parla di spiccioli noir, no? di noir spicciolo. Ma è raro che un editore si trovi tra le mani un libro di quel genere. Quindi io dico, è bene che si abbandonino questi temi, non per metterli ma perché sono convinta che in queste valli, che in queste montagne ci siano giovani, meno giovani, che si occupano di altre cose, che vivono altre cose, no? Perché io dico, non ci deve essere in questa regione una Erta Müller, per esempio, che io considero una delle massime espressioni della nostra letteratura, oppure una Alice Marro, perché non deve essere tra queste valli? Perché se io riconosco più facilmente la loro storia mia, non deve essere così per tante giovani donne, per tante persone che vivono in questa regione.
bisogna compiere lo sforzo, io dico, perché non possiamo solamente, come dire, festeggiarci e autocontemplarci, no? Bisogna darsi anche delle piste se siamo qua. Compiere lo sforzo di intercettare quello che si muove in questa società, il racconto nascosto di questa contemporaneità, di un sud povero, inchiodato alla disoccupazione, ancora alla emigrazione, chiamatela come volete, mobilità, chiamatela, è sempre emigrazione, ma che tuttavia è il sud di uno dei paesi più ricchi del mondo, della prima contraddizione, di un'agricoltura che ha espulso i suoi addetti per assorbire manodopera straniera, di una regione che ti mette a disposizione un'offerta formativa incredibile, c'è un'università ogni 100 chilometri e ti costringe ad andare via appena ti sei formato, di un paesaggio tra i più belli d'Italia che è campo di battaglia di corruzione, di pessima gestione, di speculazione, di brutture, di una popolazione che si è mescolata, io dico positivamente, con gli immigrati e che accanto a incomprensibili, orrende sacche di razzismo esprime forme di accoglienza avanzatissime. Dentro queste contraddizioni, che sono la nostra contemporaneità, a causa di queste contraddizioni, nonostante queste contraddizioni, qui come nel resto del mondo si vive l'amore, la disillusione, l'abbandono, l'adolescenza, la gioia, la malattia, la noia, la vecchiaia, la rinascita, il tradimento, la gioia, come dappertutto, come a Stoccolma, come a New York. Tomasi di Lampedusa diceva che occorrerebbe una legge dello Stato, lo scrive in uno dei suoi racconti, che obbligasse tutti a raccontare la propria storia, tutti, perché la storia di tutti è una storia eroica, è una storia unica e irripetibile, anche la storia dei calabresi che si muovono dentro queste contraddizioni e che non si muovono solamente dentro le guerre di mafia. Lui dice che sarebbe materia per l'antropologia, per la sociologia, per la politica, perché e per la storia naturalmente, quella con la S maiuscola, perché i destini si intrecciano, le persone si incontrano, si scontrano e il caso, come si dice, fa il resto. E perché la nostra storia non è solamente nostra, proprio perché è storia di persone che si incontrano, quindi la nostra storia non ci appartiene, deve essere donata ed non è possibile che ci occupiamo di che cosa fare di tutti i nostri beni, dal servizio di tazze della nonna non so che cosa, della casa, della pelliccia, dei beni che abbiamo e non ci preoccupiamo di destinare la nostra storia, di scrivere la nostra storia, di far diventare la nostra vita storia. Perché, come diceva Calvino, ci riconosciamo dentro le storie dei libri, dentro le storie che passano per la televisione, perché quelle storie sono anche le nostre. E allora l'invito con il quale concludo alla casa editrice Rubbettini che appunto apra le porte della sua casa esattamente alle storie vere che dentro altre case si muovono, in queste valli, in queste montagne, al di là di queste montagne, perché davvero il loro volo, ho parlato prima dell'immagine del volo, scorrazzi per la Calabria ad acchiapparle, perché i libri rimangono, non i giornali, non i politici. Vanno, vengono, fanno guai, i capi partito, i capi della regione, i capi dello Stato, vanno, vengono, fanno quasi sempre guai e se ne vanno, i libri restano. E una casa editrice è la casa di questi libri, è la casa di queste storie, è la casa volante, dicevo prima, delle storie delle persone. E con questo augurio che la casa editrice Rubbettino resti casa, ma che sappia volare nel senso giusto, io vi auguro buon lavoro, buon divertimento e buon volo. E vi ringrazio.